Ciao, questo è il primo Race to Floater. Nulla ragazzi, no, siamo Joey e questo qua è un Race to Floater, che è la serie che fa Blaziken e tutti gli altri inglesi famosi. Io non sono famoso, però la faccio comunque. E in pratica consiste di andare in private per click. Aia! In facecam. Molti mi hanno chiesto come si fa a fare a giocare in Floater. E vi lascerò il tutorial in descrizione. Questo qua sarà uno dei primi due ringraziamenti per i 3000 iscritti. Ragazzi, ci tengo tantissimo a ringraziarvi per questo non muore. Ci tengo tantissimo a ringraziarvi per i 3000 iscritti. Veramente tante grazie. E sto l'altro. Questo qua è il resto floater. In pratica inizia una serie così. Cioè, così, che brutta cosa che sto dicendo. Cioè, come ringraziamento faccio questa serie. Non è che faccio questa serie come ringraziamento. Ragazzi, non so parlare, scusatemi. E l'altro ringraziamento è il mio 3K Tage, che in pratica sono... è in pratica un montage con clip solo col tag 3K, che molte avrete già viste, però vabbè. E me lo sta editando un mio carissimo amico Ettor. Mi sono dimenticato che è Last. È nulla, arrivo già alla partita. Ero convinto che... No, nulla, ho ucciso tutti. Quindi ragazzi, grazie ancora tante. Questo video sarà un video con abbastanza tanti tagli. E penso che vi cercherò di portarvi due shots. Oh, Godfrey! Comunque questo qua è DSR ancora non patchato. È bellissimo giocare così. Ovviamente in descrizione c'è sempre il tutorial per come fare a giocare così. Mamma mia, questo qua se lo prendevo era bellissimo. E la scuola ragazzi è iniziata. Ditemi come vi sta andando. Io già ho iniziato venerdì. Voi non so che giorno vedrete questo video, penso mercoledì. Io la scuola l'ho già iniziata venerdì ragazzi. Proviamo il window shot. Non lo proveremo mai più. Oh, l'ho fatto. Bella. Non volevo fare questo trick, però non mi è uscito il primo insta swap e quindi niente. Che luccio, dai. Ciao ragazzi, siamo su Standoff e questa è la 12ª partita che faccio, perché tipo 4 o 5 non le ho recate con la telecamera, grazie per la luce. Comunque ragazzi, scusate se nella partita di prima sentivate tantissimo l'audio del gioco, ma per il semplice fatto che ho registrato con la telecamera, che è di fianco alla TV praticamente, col volume della televisione attivo. E quindi in pratica non è che posso mutare, intanto ho fatto Godfeed, non è che posso del tipo mutare l'audio della tele e invece attivare la mia, dopo che ovviamente ho già registrato. Ora basta che gioco col volume a zero della tele e non sentirete nulla. Comunque scusate ancora e grazie ancora mille per i 3000. Così a caso ho detto grazie. Non so se avete presente quello su MW2 che è tipo spare con l'RPG. Eccolo qua, questo qua. Ecco, in pratica consiste in... basta che tieni il tasto per sparare dell'RPG. Con l'RPG in mano fai il tasto per... Con l'RPG in mano fai il tasto per sparare e poi fai tipo triangolo. È abbastanza difficile. Cioè, abbastanza strano. Eccolo qua. È abbastanza strano prendere il timing giusto. Però è abbastanza carino l'effetto come da fare. Ma comunque penso abbiate notato tutti che è cambiata l'angolazione. Penso che terrò per un bel po' questa angolazione, perché diciamo la mia faccia è più illuminata. Vedete più le mie impurità del viso. Però, cioè, ridendo e scherzando, non ho correttato nulla e non va benissimo. Comunque, ragazzi, Race to Floater non li farò... Windowshot, non li farò durare più di 5 minuti al massimo. Perché poi dopo un po' stufa. Oh! Oddio, che schifezza che ho fatto. Però è stato totalmente a caso. Oh! Vabbè ragazzi, dai, dico di concludere qua il Race to Floater. Spero vi sia piaciuta questa serie. Lasciate un bel like, un bel commento e ditemi se volete che continui la serie. Vi ringrazio ancora per i 3000 iscritti. Continuate a supportarmi se vi va. Da Joe è tutto, bella.